L'anno sulla Terra passa sempre nel solito modo. Ci sono cose belle e cose brutte, guerre e bambini che nascono. Ci sono giorni di pioggia e meravigliose giornate illuminate da un sole splendente. Poi un giorno molto speciale, secondo la tradizione, succede che una grande calma cade sulla Terra e comincia a nevicare. È la notte di Natale, la notte in cui Babbo Natale porta i regali a tutti i bambini del mondo. Ma i bambini più fortunati di tutti sono quelli italiani, perché se sono stati buoni, nella notte dell'Epifania, ricevono degli altri regali. Via! Che bello, lo desideravo tanto! Questi doni li porta loro la Befana, che vola di casa in casa a cavallo di una scopa. Un'Epifania di tanti anni fa, però, i bambini italiani rischiarono di non avere nessun regalo. Carlo Alberto! E stai sul marciapiede, Filippo Maria! Per favore, Silvana, non vogliamo essere disturbati. Ascolta, sulla mia lista ho messo 4 tenini elettrici, 230 soldatini dell'epoca napoleonica, una macchina per bambini rossa, elettrica, 4 posti con lo spazio per le gambe, una tonnellata di pongo, i modellini di un'intera flotta, nave da guerra, cacciatorpediniere, 2 sottomarini, 4 incrociatori e tutti con cannoni funzionanti. Eccellente! Ma Carlo Alberto, non sarà troppo poco? Per Pasqua saremo già sforniti di giocattoli. Eccoci, siamo arrivati, Filippo. Silvana? Sì, signorino. Entra e dà alla signora Befana le nostre lettere. Papi dice che si deve fare così. Corri, dai, papà, vieni! Sì, sì, un momento. Voglio anche quello, mamma, per favore. Bisognerà chiederlo alla Befana. È molto carina, giallo, mamma, voglio vero, mamma? Voglio l'orzo giallo, voglio l'orzo ghiatto! Decovo, cavo Filippo Maria. Dobbiamo mantenere un comportamento dignitoso. Oh, ma questo è assolutamente certo, Carlo Alberto. Noi non ci confondiamo con chi si accalca davanti a una vetrina. D'altra parte, non capisco proprio tutto questo agitarsi. La Befana porta i regali a tutti i bambini. È vero. Anche se i bambini ricchi ne porta di più. Perfettamente logico. Assolutamente logico. Ah, bene, possiamo andare. Le chiederò. Cara Befana, lo so che sei molto occupata e hai tantissimi bambini da accontentare, perciò io ti chiedo soltanto un giocattolo. La freccia azzurra. Tuo affezionato Francesco. Buonasera. Non c'è nessuno qui. Signora Befana? C'è qualcuno?
Buonasera, signore, io... Che cosa vuoi tu qua? Che cosa hai sgraffignato qua? Questo è il negozio della Befana, vero? E allora? Allora, io mi chiamo Francesco e avrei portato la mia letterina alla signora Befana. Vacca papera. Cara Befana, Francesco. Come? La freccia azzurra? Uh-huh. Ma tu hai la minima idea di quanto costi la freccia azzurra? No! Ma che importa? Tanto la Befana li regala i giocattoli, non è vero? Oh, pardon. Sì, naturalmente, la Befana una volta li regalava i giocattoli, ma i tempi sono cambiati, ragazzo mio. Perciò manda qua la tua mamma e il tuo papà con la borsa piena zeppa di quattrini e la freccia azzurra sarà tutta tua. Io volevo la freccia azzurra perché è proprio come il treno su cui lavorava il mio papà. Però lui è morto 2 anni fa. Ah, anche gli orfani adesso. Ma è diventata una persecuzione. Mai che riesci a fare 2 passi senza inciampare su qualche piccolo pezzente che ti supplica di avere una barchetta, un trenino, un cane di pezza, senza neanche un quattrino. Se voi riuscite a vivere senza un soldo, riuscirete a vivere anche senza giocattoli. Di certo non ne morirete morti di fame. Ho capito, mi scusi tanto. Siete tutti uguali. Fate di tutto per commuovermi, invece riuscite soltanto a mandarmi in bestia, fuori! Sparisci! Via di qua, avanti! Via! Impedisci la visuale ai miei clienti! Gliela faccio vedere io questa banda di sgrufolosi! Oh, niente, signora Befana, proprio niente, tutto a posto. Può venire un momento? Arrivo, signora Befana. Ecco qua, come nuova. Ciao, paperella. Ploc, ploc, ploc. Ecco, a posto. È tutto pronto. Io non riesco a capire. In tanti secoli di onorata carriera non ho mai preso un raffreddore. E che raffreddore? È proprio nel periodo delle feste. Peccato, io direi di berlo tutto. Ah, certo, certo. Fortuna che lei si è offerto gentilmente di farmi da assistente giusto prima che mi ammalassi. Oh, ma sarà la vecchiaia. Tutte quelle notti al freddo sulla mia scopa, gli spifferi nei camini, sa com'è. E senza la mutua. Che ore sono, per favore? Che ore sono? Vediamo. Le 5, signora Befana. No. Credo proprio che quest'anno non ce la farò a consegnarli. Il baule, signor Scarafoni. Oh, la scopa! Ma sì, la prenda. So che è in buone mani. Oh, e anche lo scialle. È meglio che prenda anche quello. Ah, va bene. Da lontano andrà bene. I bambini penseranno che sia io. Grazie. Scarafoni, anche a nome di tutti i bambini. Non dica così, per me è un onore, un piacere poterle essere utile. Lei piuttosto cerchi di mettersi in pista. Ah, che persona squisita. Voli con prudenza! Ma perché fanno le scale coi gradini? Eccomi. Sì, pronto? No, io sono l'assistente della signora Befana, sì.
3 cannoni, 3 soldati e un generale. Beh, le costerà un po'. La consegna a domicilio a parte. Sì, cosa? Niente scopa, niente camino. Io viaggio in taxi. Conto? No. Beh, pagamento anticipato. E venga subito, stiamo per chiudere. Oh yes! Ecco qua. Ah! Vedi quello che vedo io, Scarpa? Non ho mai visto un malloppo così grosso in tutta la mia vita, Lesto. Andiamo dentro, accoppiamolo! E sta fermo! E prendiamoci tutto. Sei picchiato! Non adesso! Più tardi! È la notte della Befana. Tra un po' per strada non ci sarà nessuno e lui andrà in giro a fare le consegne. Facciamo il colpo, scappiamo e diventiamo ricchi! Andiamo! Sì! Ehi! Adesso vado a mangiare e poi vado a distribuire i giocattoli e poi pianterò la vecchia in asso senza far troppo bacan, senza fare fracasso, perdon. Cosa fare? Persino io, grande capo penna d'argento, non sapere che fare. E voi? Oh, non so. Francesco, come mai lavori anche stasera? Perché no? Il cinema è aperto. Sì, ma ci sono solo 4 gatti. E poi, alla tua età, dovresti essere a casa ad aspettare la Befana. Befana? La Befana non esiste. Questa è l'ultima notte che passeremo insieme. Già, questa è la nostra notte. Corpo di 1000 balene. Guardate Spicciola, si è addormentato. Sta sognando! Scusatemi, ho sognato quel bambino. Francesco, il bambino povero che è venuto qui oggi. Era così triste. E anch'io lo ero. Lui non riceverà nessun dono dalla Befana. Nessun bambino povero riceverà doni questa notte. Questa è la dura realtà e resteranno tutti delusi. Ah, povero Francesco. È passato davanti alla vetrina così tante volte durante le feste. E poi oggi l'ho visto così contento. Ci sperava tantissimo. Ascoltate! E se gli facessimo una sorpresa? Oh, sì, una sorpresa!
Io adoro le sorprese! Ah, io adoro le sorprese! Bambole, sempre a cinguettare stupidaggini. Un momento. Qual è sorpresa che tu dici? Ecco, sappiamo il suo nome. Dobbiamo solo scoprire dove vive. Ma ci sono migliaia di bambini che si chiamano Francesco. È vero! Ma io potrei seguire la sua pista con il mio fiuto. Io non sono un vero cane, anche se vorrei esserlo, ma certi trucchi da cane li so anch'io. Fiuto, piste, trucchi da cane, dove andremo mai a finire? Da Francesco. E poi non dovremo far altro che regalarci a lui. Io ci sto, per me possiamo andare. Corpo di un merluzzo stecchito. Sarò anche mezza barba, ma sono totalmente d'accordo con voi. Pensa che si chiama mezza barba, perché quando lo hanno costruito si sono dimenticati di fargli anche l'altro pezzo di barba. Fermi, dove siete? Questo è ammutinamento. Noi tutti siamo già stati ordinati e gli ordini vanno eseguiti. No, gli ordini sono sbagliati. Silenzio! Spicciola avere ragione. Noi essere veri giocattoli, fatti da artigiani, non delle cianfrusaglie costruite in fabbrica. Noi avere grande anima e nostra anima dice di andare da Francesco. Assolutamente. Dopotutto io non voglio essere uno dei tantissimi giocattoli abbandonati in un angolo della stanza di un bambino ricco e viziato. Io voglio essere la gioia di un bambino che mi ami. Giusto. Ben detto. Ribelliamoci, facciamola finita. Très bien. Vista la situazione, io e il mio reggimento siamo della partita. Anche noi. Già. Beh, io no. Cosa? Non voglio finire in una casa povera con la gente che strilla con la puzza di muffa e di sugo fritto. Bene, allora tu restare qui. Come? Beh no, che cosa c'entra questo? Voglio dire, certo che se la mettete in questo modo io... va bene, mi sono convinto, verrò. Bene, tutti d'accordo allora. Però dobbiamo lasciare un biglietto alla Befana. Così capirà come ci sentiamo. E forse il prossimo anno si comporterà meglio. È presto fatto. Forse voi non avete più un cuore, ma i vostri giocattoli sì. Noi andiamo da Francesco. Addio. Oh, presto, tutti al vostro posto. Che splendido mestiere vende balocchi per i bambini. Splendido mestiere fare quattrino. Oh, fricche, 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 mamma mia. No. Per fare quattrino. Fricche, fricche, fricche. Oh, oddio. Se fosse solo per me, dentro il cesso vi sbatterei. Ma perché regalarvi a tutti quanti, se volete tanti quattrini? Fricche, fricche, mamma mia, quanti quattrini. Oh, che bel mestiere fare i balocchi per i quattrini. Oh. Oh, vediamo. Rodari un trenino elettrico, Conte cinque soldatini, un etto di prosciutto. No, ma che c'entra questo? Psst. La botola. Beh, chi è qua? Ah, maledetti topi. Li odio. Coraggio, Barbara, vieni. Andiamo. Vorrei tanto saper cantare! Anch'io! Ma andiamo adesso! Lost in the maze of reverie. A devil lights your eyes. Cardoni? Oh, una gru! Per tirarsi su. I'll show you just the way I burst into the play. I'll win your heart, my tender time. I'll win your heart. No!
I'll soothe your heart like smiling mama. I'll soothe your heart. Svegliaci, tua un'ova. Ma no, è troppo presto. Di solito la Befana arriva più tardi. La nostra sarà la prima casa in cui veva. Tu svegliaci tra un'ova. Anch'io ho chiesto qualcosa alla Befana. Devo togliermi il calzino. No, meglio di no. Tanto il regalo cadrebbe dritto giù dai buchi. Credi che la Befana si ricorderà di Maria? Speriamo di sì. Aristide! Che c'è? È già arrivata? No, continua a dormire. Tu ci riesci a dormire? Sì. Aristide, è arrivata? No, dormi e vedrai che arriverà. Guardate, c'è un buco nel muro dietro quelle scatole. Deve portare a un'altra cantina e da lì possiamo uscire nel vicolo. No! Sono spariti tutti! Presto, presto! Passare tutti nel buco! Ma che gioco giochiamo? Volete fare il rimpiattino con me? Dove vi siete cacciati, eh? Ah, ma cos'è, la metropolitana? In cantina? Presto, presto! Ui, no, la malisi, poi! Mi sa che son caduto. Tirare di là! Aiutare me! Che botta che ho preso! Qui, ecco. Ah, adesso ho capito. Tutti ai posti di combattimento! Io vado e confesso tutto. Forse non sarà così cattivo con noi. Correre, presto! Illusi credono di essere liberi. Ma nessuno potrà mai farla a scarafoni. Detesto non poter vedere. Dove siamo? Ho paura. Soldati, caricate i cannoni, pronti a far fuoco! Generale, la prego, sospenda le operazioni. Questo nemico non è un nemico, è un bambino. Un campo di battaglia non è il posto adatto per un bambino. Che cosa diavolo ci fa qui? Dorme. Lui ci vive qui. Questa cantina è la sua casa, generale. Oh, che carino, è un bambino dolcissimo. Dolcissimo. Però è un pochino maleducato. Guardate, si sta succhiando il pollice davanti a tutti. Interessante. Un biglietto per la Befana. Dire così. Cara Befana, cercherò di rimanere sveglio. Ma nel caso mi addormentassi, ti lascio questo biglietto. Io sono un bravo bambino e se tu puoi farmi felice, lo sarò ancora di più.
Se non posso essere felice, perché dovrei cercare di essere buono? Tu, Giampaolo. Corpo di mille balene, questa è una vergogna. Il bambino potrebbe diventare cattivo e sarebbe tutta colpa nostra. Oh cielo, ma cattivo è addirittura peggio di Monello. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa, ma Giampaolo non ha scritto quello che vuole. Abbiamo bisogno di un volunteer. Rimarrò io, generale. Mi piace questo bambino. È impossibile! Senza di te chi fiutare, pista di Francesco. Ecco, l'agitazione non fa per me. Mi sono stancato di seguirvi. Potrei fermarmi io qui, no? Mentre voi continuate a combattere questo mondo freddo e crudele, noi ci facciamo un bel pisolino. Corpo di mille! Ah, bene. Bambini e orsetti hanno il sonno duro, andranno d'accordo. E Giampaolo diventerà un bravo ragazzo. Buona dormita. Forza! L'avventura continua! Tutti in vettura, signore e signori! È ora di andare! Tutti in vettura! Arrivederci! Ciao! Adesso farai... Via, vola, nella neve maledetta! Porca... No, che fai? Non ho il paracadute, aia! Oh, io sono... Frena! Ecco così, bravo! Vai a voi, maledetti pupazzi! Arriva Scaramoni! Gomma da masticare. Qui deve essere caduto un panino con la salsiccia. Odore di scarpe rotte a sinistra, forse ci siamo. Certo che il mondo è un mondo bellissimo, proprio tutto. Hai ragione, capo, è bello da vedere. Ci sono i suoni, gli odori e che colori. È bellissimo. Già, e poi è tutto così enormissimo. È molto più grande di quanto abbia mai immaginato. Cos'è quella cosa lassù? Oh, quello deve essere... Come si chiama? Il cielo. E quanto è alto il cielo? Non lo so. Centimetri e centimetri e centimetri. Frena! Aiuto! Aiuto! Che cosa facciamo? È presto risolto. Posso sollevare la freccia azzurra con la mia gru. Lo sapevo che sarebbe successo. Diventeremo brutti, ci sporcheremo i vestiti, moriremo di freddo, ci butteranno nella spazzatura! Ah!
Che scemenze! Che cosa avete da esultare? Essere molto chiaro, capitano. Tu, eroe. Sciocchezze. Eroe! Tiratela su! Missa! 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 Oh, il cappello. Ma dove sei? Accendete le luci! Vedo qualcosa laggiù! No! Ho appena mangiato! Eccoli! Aereo nemico in vista! Spegnete quelle luci! Che io mi possa mangiare mezza barba se quello non è Scarafoni! Finalmente vi ho in pugno. Non avrete più scampo. No, no! Il cibo no! Non vale! No! Via di qui, immediatamente! Certo, gira a sinistra, presto, subito! Oh, che impronta! Il mio cappello. Maledetti! Vi prenderò e vi distruggerò tutti quanti! Oh no, qui! Parti! Via! Vola! Vola! Dallo a me! Sei sempre tra i piedi! Ehi! Prepotente! Brutto! Scarafoni? È lei? Vigile, andiamo! Cerchiamo di non dare nell'occhio! No. Vieni! Questa tosse non vuole andare via. Ma dove sarà la medicina del signor Scarafoni? Oh, eccola qui. Ehi, questa è aperta! E allora? È troppo piccola! No, che non lo è! Spingi!
Aio! Poi dici che io dovrei mettermi a dieta. Sta zitto e seguimi. Ci serve un bambino. Stanotte? Dove lo trovi un bambino la notte della Befana? Ho paura di aver perso la pista. Pur qua, siamo fermi. Spicciola ha perso le tracce di Francesco. Oh no, e ora che facciamo? Io provo a fare un volo di esplorazione. Quel motore fa un rumore che non mi convince. Dovrò controllargli i compressori. Essere tram. Un tram! La freccia azzurra è sulle rotaie. Pronti a far fuoco! Ora noi ridurremo quel tram in tanti microscopici pezzettini! Pronti? Al posto! Fuoco! Fermateli! No! Per carità! Cessate il fuoco! Sacre bleu! I miei cannoni, i miei splendidi cannoni, andati per sempre. Silence! Siete tutti in arresto per alto tradimento. I cannoni perduti, tutto è Mon caduto. Generale, mi perdoni, ma la neve la sta ricoprendo, signore. Tatua! Chiunque oserà toccarmi un'altra volta dovrà vedersela con la mia spada. Signor Zanzara, non così veloce. Oh no, sono fritto! Ah, ora mi spiegherai com'è che te ne vai in giro tutto solo nel mezzo della notte e non solo, sai anche parlare. Io? E perché tu, spilungone gigante, com'è che ti muovi e parli? È una lunga storia. Oh, beh, anche la mia. Non è che per caso hai visto in giro un ragazzino coi capelli castani e il ciuffo? Capirai, ne ho visti più di uno così, tu quale vuoi? Ecco, vedi, lui si chiama Francesco ed è un nostro amico. Un vostro amico? Lo stiamo cercando ovunque, ma forse non è venuto qui. Abbiamo perso le sue tracce due isolati più in là. Vedo che voi zanzare non avete molta pratica dei nostri ragazzi, altrimenti sapreste quanto si divertono ad andare in due in bicicletta. Anche se non dovrebbero farlo. E il tuo amico Francesco, col ciuffo e i capelli castani, l'altro giorno viaggiava sul portapacchi di una bici quando un poliziotto l'ha fatto scendere proprio qui ai miei piedi. Davvero? Allora Spicciolo può annusare i gradini e riprendere le tracce di Francesco da qui. Vado a chiamare gli altri. Bene, così conoscerò tutta la banda. Cosa? E questo cos'è? Al mio piccolo Alfredo piacerà tanto e gli dirò che me lo ha dato per lui la Befana in persona. Vi trovo. No!
Via libera! Carlo Alberto! Filippo Maria! Venite subito dentro, prenderete freddo così! Ti prego! Non mi piace. Pare che ci sia un'estrema disorganizzazione. Sono d'accordo. Giocattoli che vanno gironzolando da soli nella neve. E quella Befana che è veramente estremamente ridicola. Mai vista un'epifania così scombiccherata. Filippo, a questo punto mi pongo un importante quesito. E se le masse si fossero ribellate? Vuoi dire la rivoluzione? No, impossibile. Ci avrebbero invitato. Ma certo, anzi, noi saremmo stati i primi a saperlo. Su questo non c'è il minimo dubbio. Allora... Eccolo! Francesco! Bravo, perbacco! Benone! Il primo tempo è quasi finito, Scarpa. Vedrai che sarà fuori tra un minuto. Tra un minuto? Ma io sarò già un surgelato. Il naso non me lo sento più, le orecchie sono due ghiaccioli. Come pensi che sarò tra un minuto? Calmati, ci serve. Prova a pensare a quanto saremo ricchi. Questo dovrebbe scaldarti. Ah, questo è troppo! Io non penso ad altro che a una minestra calda davanti alla stufa e tutto quello che mi ritrovo sono le scarpe piene di neve! Ne ho abbastanza! Caterina... Gregorio... Caterina... Gregorio... Caterina... Oh, Gregorio... Caramelle! Cioccolata! Caramelle! Caramelle! Cioccolata! Caramelle! Adesso basta! Io me ne vado! Smettila di lamentarti e aspetta! No! Io me ne vado! Tu non vai proprio da nessuna parte! E chi lo dice? Lo dico io! Buonanotte! Aiuto! La pista! Sono atterrato su un muro.
Signor Scarafoni! Signor Scarafoni! Chi sei tu? Cosa vuoi da me? Io so dove si trovano, signor Scarafoni! Davvero? E perché verresti a raccontarla proprio a me? Io non voglio finire nella casa di un bambino povero, signore! Prometto che non mi ci manderà! Oh, sì? Ti piacciono i ricchi, eh? Va bene, intanto portami da loro! No, è proprio sparito! Ma anche se un mago non può volatilizzarsi come se nulla fosse! È tardi, dovere proseguire! Tutti seguire me! Tutti in carrozza! In carrozza si parte! Addio! Addio! E buona fortuna! Ciao! Sento uno strano odore, un odore che ho già sentito. Bene, bene, miei cari giocattoli vaganti. Squadre, squadre, sono il re Erode dei giocattoli. Ma è impossibile! Un cane di Pezza che mi azzanna! E se ha la rabbia di Pezza? Ma questo mi attacca il ciburro pezzato! Lascia, lascia! Lasciami! E qui resterai! Dove sono andati? Dove sono andati? Parla, tu li hai visti? No, io ero qui che mi nascondevo! E da cosa? Non fare il furbo, tu lo sai dove sono! No, lo giuro! La prego, non così forte! Forte? Forte, questo è forte! Dimmi dove sono scappati! Io non lo so, davvero non lo so! Ah sì? Sei un pentito da quattro soldi, vai! Sta arrivando! Bingo! È morto? Mamma, dov'è il mio ciuf ciuf? Ha per dire che uno di noi è traditore. Dice essere il mago. Essere molto ferito. Dovere andare da lui. E Spicciola? Dov'è Spicciola? Spicciola avere combattuto Scarafoni. Poi nulla. Amici, è stato un vero eroe. Ha sacrificato la sua vita per salvare la nostra. Tu, tu.
perché lo hai fatto? Io non parlo con chi mi pugnala alle spalle. Io non volevo finire nelle mani di un bambino povero. Io volevo tanto che la Befana mi desse un bambino ricco. Oh, grazie. Sono un mago avido e senza cuore, perché chi mi ha costruito ha dimenticato di farmi il cuore. Oh. Eh? Oh, è così bello. Io mi sento buono. Ti voglio bene, Rosso, e anche a te, Verde. Voglio bene a Giallo, a Blu, a Carlotta e chi c'è più? A Barbara e a Capo Penna d'Argento. Ora voglio bene persino a te, Mezza Barba. Vi amo tutti. Sono un mago buono adesso. Sì, finalmente sono buono. Buono. Beh, questo è tutto molto buono, ma senza il naso di Spicciola come farete a trovare Francesco? Oh, abbiamo fatto tanta strada per niente. Oh? Ehi! Ma questo vuol dire che ora dobbiamo tornare al negozio della Befana? Mai! Piuttosto preferisco navigare nelle fogne, anzi, mi faccio pirata, altro che... Un momento! Aspettare un momento! Questo libro è essere pieno di Franceschi, e di Marie, e di Giuseppi, e di Paole anche. Ma questo è il taccuino degli indirizzi della Befana. Era caduto dalla tasca di Scarafoni. Per dindirindina, qui ci sono gli indirizzi di tutti i bambini che durante l'anno sono stati buoni. Quindi, anche se non siamo riusciti a trovare il nostro Francesco, possiamo comunque far felici tanti altri bambini. Bambini! Io adoro i bambini! Voi che ne pensate? Che c'è soltanto una cosa da fare. Sì. Tutti in carrozza, si parte! Carrozza? Signor Scarafoni? Il telefono! Oh, che sciocca, non c'è. Ma guarda un po', chi può mai essere a quest'ora? Pronto? Sì, certo, sono io. Come in ritardo? Oh, sia paziente e vedrà che... Sì, arriverò subito. Scusi? Come si permette di chiamarmi per protestare? A quest'ora, poi. Che cosa? Io ho detto cosa? Lei ha pagato. Oh, non capisco, mi scusi. Lei ha trattato con il dottor Scarafoni. Ah, sì, non si preoccupi, sì, adesso ci penso io. Ma la smetta, insomma, le ho detto che ci penso io. Questa è la medicina che ho preso finora. Ma è veleno! Quel mascalzone mi ha fatto ammalare di proposito. Ma perché? E questo che cos'è? Un messaggio. Voi forse non avete più un cuore, ma i vostri giocattoli sì. Oh, santo cielo! Oh. Dove avrò messo la scopa di riserva? Ah! Che memoria! Aiuto! Sta zitto! Adesso tu sali lassù, entri dentro e ci apri la porta d'ingresso. Attento a te, se provi a farci qualche scherzo. È troppo stretto per me, non ci passo proprio. Infila prima la testa. Dove passa la testa, passa tutto il corpo. Muoviti per la miseria. Sei sempre il solito imbecille. Andiamo. Forza, apri! Mi senti? Facci entrare! Ma che fai?
Oh, aspetta che ti metta le mani addosso! Aspetta che ti metta le mani addosso anch'io! Visto? Te l'avevo detto! Pronto! Polizia! Presto! Vogliono rubare nel negozio della Befana! Sì! Ma smettila di lamentarti, buona nulla! Ehi! Hey, il mio nome è Scarpa e vedi di ricordartelo, altrimenti... Altrimenti cosa? Aiuto! Aiuto! Ai ladri! Chiamate la polizia! Ai ladri! Aiuto! Aiuto! Alto là! Alto là, fermi o sparo! Mani in alto, sarà peggio per voi! Chi c'è di te? Aprite e venite fuori, non avete scampo! Ma... Francesco! Signor Arturo, io non c'entro niente con tutto questo! Loro mi hanno... Non c'entri niente, eh? Allora, come sei entrato? Cos'è? Non ti fidi della Befana? Volevi scegliere tu stesso il regalo? Ma... No! Francesca Zeppelloni, di 7 anni! A chi tocca stavolta? Posso andarci io? No, vado io. Aspetta, andiamoci tutte e due, così potremo tenerci compagnia. Non si sa mai se è una bimba antipatica. Oh! È la canzone del negozio! Amici noi, Donnina e Rosa, da oggi noi abbiamo ormai messo su casa, da oggi in poi addio a voi, in terra, in cielo e in mare. Prossima fermata, Paolo, un bambino di 5 anni. Scommetto che impazzirebbe per una papera di legno. Non la passerai liscia. Diremo al commissario che tu eri d'accordo con noi. Gli diremo persino che ci hai indicato tu il negozio. Già. Ci penserà la polizia a fare la nostra vendetta. Mastro Romualdo! Mastro Romualdo! Chi è a quest'ora? Siamo nel piano della... mi scusi, signora Befana, qual buon vento? A che cosa devo l'onore? Adesso non c'è tempo per le chiacchiere. Apra la bottega e si metta al lavoro. Mi servono nuovi giocattoli. Ma... come? Senta, le spiegherò tutto più tardi, ma faccia presto. Mi raccomando, altrimenti i bambini resteranno senza giocattoli quest'anno. Non perda tempo, torno tra un'ora! Oh! Un bimbo chiamato Marino. Marino! Come mare! Come marinaio! Getterò le ancore, amici! Questo è il porto che cercavo! Bene, andate pure! Su, andate! Che state aspettando? Corpo di 1000 balene lacrimogene! Ma che cosa vi prende ora? Tristezza. Noi essere commossi. Commossi? Commossi? Bah! La tristezza! Una perdita di tempo! Coraggio! Allegri, vecchi amici miei! Sono sicuro che ci rivedremo prima o poi! Ecco che soffia!
sì. Quando sarà giorno, Marino il marinaio si sveglierà. Verrà a lavarsi. E troverà la mia bellissima nave che galleggia nel suo lavandino. Per tutti i galloni, mi sa che le sorprese non piacciono solo a Barbara. Forse Marino vorrà dipingermi il pezzo di barba che mi manca. Ah, finalmente il dondolio dell'acqua. Notte di mare calmo e non più neve all'orizzonte. Ah! Ah! Mamma, mamma! La befana mi ha portato una bambola, guarda che bella! Cosa hai detto? Torna a dormire, Marina. Marina? Ma è una femmina! Bella, bella, bella! Ma chi ti ha rovinato la faccia? Ti farò tanti riccioli biondi e un bel vestitino. Bene, continui così, Mastro Simone. Faccia più in fretta che può. Io sarò di ritorno tra un'ora o due al massimo. Sì, spero di fare in tempo. Lei deve fare in tempo. Sono le 3. Forse ce la farò. Strano. Sembra che qualcuno stia lavorando. Che botta. Eh? Sveglio? No, questo è contro i regolamenti. Quando arrivano i regali della Befana, i bambini devono dormire. Lo so, ma... È vero, questa notte le cose non sono andate come al solito. Ma tu non potevi saperlo. È che io mi sono svegliato e... Che male c'è? Sei sveglio? Così possiamo fare amicizia subito, non vi pare? Giusto. No, non è giusto. Io sono d'accordo con il giallo. Divertente. Perché litigate? Voi colori non andate sempre d'accordo? Non necessariamente. Mai sentito parlare di contrasti di colori? Sì, ma non questa notte. Perché non disegniamo qualcosa per lui? Sì, sì, comincio io. Bravi! Sei il solito pasticcione. Adesso siamo in inverno. Le foglie di quell'albero dovrebbero essere in terra e dovrebbero essere gialle. E che mi dici degli abeti? I loro aghi non cadono mai durante l'anno e sono sempre verdi. Yahoo! Oh, deve fare il latte. È per questo che sta muggendo. Io però non so mungere. Ah, ci provo io. Latte blu. Questa non l'avevo mai vista prima. È colpa del blu. Vuole sempre disegnare tutto da solo. Lo sanno tutti che il latte è giallo. Giallo? Andiamo, ragazzi, basta con le discussioni adesso. Tocca a me. Manchi qualcosa? Chi c'è là? Un povero piccolo topolino tanto affamato, a cui piacciono tantissimo le matite colorate per cena. Cena? Chi è il primo? Ehi, dico, signor topo, se hai intenzione di mangiare i miei amici... Accidenti! In questa casa non c'è mai niente da rosicchiare, mai che ci sia qualcosa da mettere sotto i denti. Ehi!
Mai una misera scorza di formaggio. Mai un uovo da sgraffignare o un bicchiere di latte dove inzuppare la mia coda. Niente briciole, niente avanzi. Io sto morendo di fame. A questo ci penso io. Grazie. Era squisito. Però che appetito. Che ne dici di questo? Oh, il formaggio olandese è la mia passione. Non posso aspettare. Fatti da parte. Aspetta, non ho finito. Salsiccia. Oh, ti prego, non ce la faccio più. Finisci in fretta. Aspetta un attimo, ho quasi finito. Ecco fatto. Oh, oh. Che scherzo è questo? Oh, aiuto. Oh, mamma, aiuto. Comunque, Rosso, almeno gli occhi avresti potuto lasciarli a me. Lo sai che gli occhi di gatto sono la mia specialità. Ti taglio la lingua, Scarpa. Quando usciamo di qui io ti taglio la lingua. Ma lesto, io te lo giuro. Io non gli ho detto niente, te lo giuro. Non gli hai detto niente? Davvero? Allora come mai il commissario sapeva tutto di noi? Oh, merci. Beh, forse qua e là mi è scappato qualche piccolo particolare, ma comunque il ragazzino lo abbiamo incastrato, no? Ha detto muoversi. Là, un bidone con un inquilino. Oh, ma tu chi sei? Un inquilino di Pezza che parla. Il mio nome è Nerone. Nerone il Grande. Ti serve aiuto? Grazie. Scusa un momento, dovrei... Ma cosa mi sta succedendo? Prova ad abbaiare. Posso abbaiare? Ma allora sono diventato un cane vero! Si dice che nella notte della Befana succeda di tutto. Probabilmente è vero. Non sei ancora convinto, eh? Scappa! Scappa! Serata maledetta. Non riuscirò mai a trovarli. Recuperiamo i soldi, va? No, signora Befana, è tutto merito di Francesco. Ha dato lui l'allarme. Ma la polizia crede che... Ah, ho capito. Bisogna andare subito al commissariato. Ma quei ladri cosa potevano cercare qui? Non lo so. Non importa, andiamo presto, che tra meno di un'ora io devo andare a prendere i nuovi giocattoli. Nuovi giocattoli? Niente. Andiamo, su. Guardi, eccone uno che arriva. E con le sue gambe. Cosa? Sono scappato. Voglio dire, sono scappato. Ho fatto un errore. Io pensavo di regalarmi ad un bambino. E poi è venuto fuori che era una bambina che voleva una bambola e che mi ha acconciato così. Mi ha truccato e non solo, voleva anche farmi conoscere un certo Big Jim. Ma lei è d'accordo con Scarafoni, corpo di un nodo Savoia. Tutta questa confusione mi ha confuso. Allora hai fatto bene a tornare qui. Ma per quanto riguarda Scarafoni, quel disonesto mi ha ingannata e poi è scappato. Allora noi... Sì, avete fatto la cosa più giusta. Ottimo lavoro. Oh. Ammiraglio tutta barba. Merci, madame. E adesso... Aspetti. La prego, signora, la scongiuro. Mi lasci da un bravo bambino che magari stia vicino a un lago. O anche meglio, al mare. Oh, ma certo. Signora, avrebbe anche una bambola. Per una bambina che si chiama Marina. Agli ordini, ammiraglio. Non ci posso credere, un giocattolo che cammina e parla. Certamente. Mai sentito parlare di Pinocchio? Anche lui è italiano.
E così, a questo punto, siamo rimasti solo noi. Il bambino a cui ci doneremo si chiama Roberto. 25, 27, 29, 31. Oh, è meraviglioso. Caspita, ragazzi, questo sì che è un treno, altro che il nostro. Sentite, prima di andare da Roberto, perché non aspettiamo che ne passi un altro? Era un treno. Roberto! Roberto! Mettiti il cappotto e va dietro la curva. Credo che la gru sia crollata. Oh, vado subito, papà! Prendi una bandierina e se c'è qualche problema corri a dirmelo. Il rapido sarà qui a momenti. Papà! La gru è crollata! Oh. Papà! Signori, avevo dei dubbi perché la nostra missione era di regalarci a Francesco, ma dopo quello che ho visto, Roberto è il bambino per noi. Giusto! Commissario Bello, mi pare di averle spiegato come stanno le cose. Allora perché non si mette alla ricerca di quel delinquente di Scarafoni invece di tenere in prigione per tutta la notte un bimbo innocente? Ma io non ho imprigionato nessuno. Lui è qui per essere interrogato. Beh, allora lo interroghi e cerchi di fare in fretta, per favore. Non mi sento molto bene e devo consegnare tutti i giocattoli, compreso un intero teatrino di marionette che mi ha chiesto suo figlio, commissario. Agente, va a svegliare il ragazzo. Arriverà subito. Eccolo, signore. Signora, glielo giuro, io non ho toccato nulla. Anzi, sono stato io a chiamare le guardie. Già, proprio così. E adesso che tutto è chiarito, andiamo, figlio. No, no, un momento. Lui è stato catturato in compagnia di due pericolosi delinquenti. Il ragazzo potrebbe mentire. Mentire? Non crede che sia abbastanza vecchia per capire quando un bambino sta mentendo? Io li conosco bene, i miei pargoletti, commissario. Proprio come conoscevo bene lei. A 10 anni aveva paura del buio e si mangiava le unghie. A 16 diventava rosso come un peperone ogni volta che una signorina le rivolgeva la parola. Anzi, ora che ci penso, una volta le ho dovuto portare il carbone perché lei l'aveva fatta grossa, aveva rubato... Va bene, basta così, il ragazzo non ha mentito. Bene, figliolo, adesso puoi tornare a casa. Oh, molto gentile. Grazie, signora Befana. Ah, non essere sciocco. Sono io che ringrazio te. E non preoccuparti, caro. Prima che sia mattino, anche tu avrai un mio regalo. E lo stesso vale per suo figlio. Oh, grazie tante, signora. Anche a nome di mio figlio. È stato un piacere. Oh, ora però dovete scusarmi. Devo andare. Che forza! Ci sa proprio fare questa Befana, vero? Beh, anche lei ci sa io? Fare. Oh, beh, non è un po' tardi per stare ancora in giro? Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte anche a lei. Beh, anche se ora hai il pelo e non rischi di congelare, non c'è nessuna ragione per cui tu debba startene in giro tutto solo. Vieni a casa con me, ho una padroncina simpatica io. E nel mio quartiere ci sono tante belle cagnoline, non è così male, credimi. Che cosa senti? Salsicce? Pollo? Un bel gattone da inseguire? Francesco! No, no, è un mio amico e devo assolutamente trovarlo. Ma grazie di tutto, eh? Beh, fa come vuoi. Ciao! Buona fortuna, spicciola!
È davvero sicuro di non averne un altro? Mi dispiace, la freccia azzurra era un pezzo unico, ma l'altro trenino che le ho dato è Non è la stessa cosa. Il fatto è che io avevo promesso la freccia azzurra a un bambino. Oh, guardi, signora, mi dispiace interromperla, ma è già l'alba. Oh, santo cielo! E lei vada subito a dormire. E grazie! È stato un piacere! Neanche un taxi in giro. Solo perché è l'Epifania, la gente se ne approfitta per non lavorare. Capivai che è inaccettabile, papà. Persino il figlio del portiere ha ricevuto dei pastelli. E non siamo come dire scoperti. Bisogna assolutamente vederci chiaro, altrimenti... Vetturino! Vetturino! Mi dispiace, signore, ma sto tornando a casa, non posso. Medito vendetta! Dai! Rocky, vai a prenderlo, su da bravo. Lascia. Ah, bravo il mio cagnone. Mamma, via, via. Stupido cane. Figliolo! Eh? Torno a casa, signore! E dove abiti? In via dell'Uva 14! Salta su! Stasera ci torni in taxi! Che cosa? Ma... è la notte della Befana, non lo rammenti? No, no, ragazzo! Dietro, dietro! Proprio come se fossi un vero signore! Ha! Aristide... Aristide, è arrivata la Befana. Torna a dormire, presto ancora. Che cosa dobbiamo fare? Sono quasi le 8 e non arriva. Non lo so, cara. Io... E tanti auguri! Finalmente ho finito. Anche quest'anno è andata. Hey! Bobby? Lillo? Fido? Spike? Poldo?
Poverino, stai bene, piccolino? Francesco! Ehi, no! Fermo, fermati! Credo di piacergli. Rimango qui con lui. Grazie per il passaggio. Facciamo una corsetta. Buona fortuna e tanti tanti auguri. Ah! Tu sei il cane più carino che io abbia mai visto. Andiamo, più in fretta, forza. Ma che succede? Andiamo a vedere. Soldi, 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 soldi. Oh. Ecco qua, ci siamo. Cosa volete? Medico Vendetta! Eccolo, è lui! Via, largo, largo, largo! Rompiscatole! Non lasciamolo scappare! Sudore della mia, i miei, sono via, sono tutti miei, bambina. Lei adesso viene con me. Oh, ma che finale l'offio. Che strano, ma dove va tutta questa gente? Sta calmo ora, sta calmo, piccolino. Guarda. Oh, Francesco, ciao. Caro Francesco, scusami. Ah, lo so, ti avevo fatto una promessa. Comunque, è presto fatto. Oggi stesso torno dal giocattolaio e gli faccio fare per te un'altra freccia azzurra. Va bene così. Sul serio, non ce n'è bisogno. Ora ho un cane, un cane vero. È proprio così. Era lui il tuo regalo della Befana. E visto che non gli hai ancora dato un nome, magari potresti chiamarlo Spicciola. Spicciola? Oh, io ho Spicciola e mi basta. Tutti i giocattoli del mondo non valgono un amico come lui. Noi rimarremo sempre insieme, vero? Piccolo demonio. Ma che cosa hai da abbaiare tanto, si può sapere? È perché è contento. Contento di stare al mondo. Lo sai, siete proprio una bella coppia voi due. E poi il prossimo anno io avrò bisogno di un assistente di cui potermi fidare. Che ne dici? Ti piacerebbe? Hm? Oh, sì, sì! Va bene. Basta con i bisticci e i malintesi. D'ora in poi, miei cari, staremo insieme per sempre. Together
As I blew heroin, my memory land. Blue arrow in my memory land.